Entro l'anno prossimo i problemi di natura idrica a Capaccio Capoluogo saranno totalmente risolti, a dichiararlo il primo cittadino Franco Alfieri. Il comune di Capaccio Pestum ha deliberato infatti il progetto esecutivo definitivo per gli interventi sulle reti idriche e sui serbatoi in Capaccio Capoluogo per un importo complessivo di 5 milioni di euro, di cui 4 milioni circa destinati agli interventi per risolvere finalmente questa grave situazione di disagio idrico che nel capoluogo capaccese va avanti da troppo tempo. I problemi della questione di mancanza di acqua a Capaccio Capoluogo ha varie cause. Innanzitutto la gestione della risorsa idrica a Capaccio deve essere unica. Ci sono due gestioni, abbiamo il consorzio di bonifica che gestisce il 90% della risorsa idrica nella città e deve gestire anche Capaccio Capoluogo. L'ASIS si è tirata indietro, avrà le sue ragioni e non è possibile che noi abbiamo acqua in abbondanza in pianura e abbiamo scarsità di acqua a Capaccio Capoluogo. Quindi c'è un problema che a volte viene raccontato che è un problema di rete idrica, non è così. Perché durante l'inverno poi, anche se ovviamente anche adesso che c'è un problema perché l'ASIS fa riduzioni totali un giorno, due giorni a settimana, quindi non c'è un problema di rete, è un problema che acqua non ce n'è. Abbiamo sorgenti a Trentinare che passano da 16 litri al secondo a un litro e mezzo, quindi c'è bisogno di acqua, non di rete idrica. La rete idrica è un problema secondario e c'è un problema di gestione. La gestione passerà al consorzio di bonifica che con delle rimodulazioni anche di forniture, ci sono forniture che avvengono da serbatoi di Capaccio Capoluogo che arrivano fino a Chiorbo, fino a Crispi, fino a, insomma in pianura, che creano un disequilibrio rispetto alla rete. Quindi, ma questi sono problemi tecnici, quindi problemi della scarsità di acqua a Capaccio Capoluogo. Per l'anno prossimo sarà un brutto ricordo e nemmeno quello.